Buongiorno carissimi amici di Officine Caruso, questo è il seguito del video dell'altra volta. Siamo dentro il nostro showroom, è giorno, una bellissima giornata di inizio autunno a Sinopoli e andiamo. Vedere come va questa macchina su strada. Mentre aspettiamo che apre il cancello, questo ve lo faccio sentire, che è qualcosa di particolare. Comincia a salire, ricordatevi, mai con queste auto accelerare a freno. Gli oli devono arrivare in temperatura e quindi mentre la macchina va in temperatura andiamo in terza in modo molto soft. Parliamo di come ci si sta sopra. L'esperienza di scendere da una F512M e salire su una 550 Maranello fu dal punto di vista della guidabilità e del comfort rivoluzionaria. Come rivoluzionari erano gli anni 90, gli anni in cui quest'auto è nata. È una cosa molto molto importante, non fate l'errore di pensare che questa è un'auto con poca elettronica, perché qui negli anni 90 arrivò l'invasione dell'elettronica. Ma prima di parlare dell'elettronica è importante notare che questa plancia bellissima sta lì, marcata, elegante, quasi a dirvi: dietro di me c'è un gran motore. Del motore abbiamo parlato e ora ne stiamo godendo le doti cittadine e le doti turistiche di questo motore, perché sotto i 3000 giri è silenzioso, confortevole, bello da guidare e anche da sentire. E chiudiamo i vetri per farvi sentire il comfort interno e comunque l'ottima funzionalità del climatizzatore. Tutto molto silenzioso mentre l'auto riscalda. Io sento la bellezza dello sterzo, che fu il primo motivo per cui si riuscì a ritornare col motore centrale, perché l'elettronica, di cui ora cominciamo a parlare, fu permise al servo sterzo a controllo elettronico al variare della velocità, e questo chiaramente eliminò tutti i problemi di alleggerimento dello sterzo tipiche di auto a motore anteriore. E poi qui c'era da gestire i 485 cavalli e con questa potenza, che vi ricordo era esattamente la potenza massima che c'era in Formula 1 qualche anno prima, a metà degli anni 80,
e ora questa potenza era trasferita sull'auto, sulle auto stradali. La cosa stupefacente è veramente sentire la comodità di quest'auto e questi sedili che sono davvero il massimo del comfort, con le regolazioni elettriche che vi permettono di godervi un viaggio al massimo. Chiaramente lo so che aspettate di sciogliere, scatenare questi cavalli, però siamo su strada e comunque questo è un pezzo che è già da collezione e dobbiamo stare attenti. Però quando tendete a schiacciare è veramente infinito la sensazione di accelerazione, sembra non fermarsi mai. E ora che siamo un po' caldi, vediamo quest'auto come si infila nelle curve. Abbiamo tutti i livelli elettronici attivi, la SR, l'ABS e tutti i controlli che qui erano veramente voluti, perché la Bosch con la Ferrari fece un lavoro con tantissimi sensori che controllavano, ad esempio lì avete visto il bagnato e qui anche il, una su tutte in scalata, la decelerazione anche della ruota. Perché in scalata, come sapete, le ruote tendono a bloccarsi e qui la SR e l'ABS intervengono in modo tale che se la ruota si sta bloccando il sensore sente anche in base all'angolo di sterzata la decelerazione o il tentativo di bloccaggio e riaccelera tramite anche il dialogo con la centralina gestione motore, che rimette in moto l'aspirazione e l'alimentazione. Siamo caldi, temperatura 90, le ruote ancora sono fredde e vi ricordo che anche le ruote fecero il suo dovere, perché scaricare dietro tutta questa potenza, la Michelin, la Bridgestone, la Pirelli, che erano i primi fornitori della Ferrari in quegli anni, fecero un lavoro eccezionale. Sulla macchina senti la tensione e lo sterzo, però è veramente preciso, e questo equilibrio dei pesi lo senti, perché il motore qua centrale e il gruppo cambio completo con il differenziale posteriore permettono la distribuzione dei pesi ottimale. Soluzione che poi fu adottata su tutte le Gran Turismo successive a queste e soprattutto sulle Maserati. Guardatevi i video che abbiamo fatto anche su quelle, perché sono un po' la Gran Turismo, io la vedo come un 8 cilindri in miniatura di questa auto. Basta chiacchierare e vediamo come va su questo misto stretto, questa super sportiva degli anni 90 con 1600 kg, il completamento elettronico dell'opera di invasione elettronica che permise di rendere guidabile ad altissime prestazioni questa macchina, è il controllo a smorzamento elettronico delle sospensioni. L'ho messo in sport, non tolgo la SR perché non siamo in pista, perché comunque è importante l'intervento dell'ABS. Abbiamo preso un po' d'acqua e le gomme lì si raffreddano notevolmente, quindi ricordatevi quando tendete a correre le chiazze d'acqua, se non potete evitarle fate riscaldare e asciugare le gomme. Qui ho scomodato il mio amico Nino col drone.
cambia completamente tonalità, comincia a urlare. I freni sono della Brembo, ve li ho descritti, e non la inchiodano, ma sono quanto basta per utilizzarla, e qui non possiamo fare altro che accodarci, scalpitare e vedere se riusciamo a infilarci dove possibile. Ma ricordo, ripeto, siamo su pista, su strada, proprio su pista. Abbiamo rotto i timpani al concorrente. Grande auto, grande agilità. Quando la provarono sulla pista di Vairano rimasero scioccati di come quest'auto infilò 3 secondi alla F512M, è qualcosa in meno, ma non è fortino. Agilità enorme e ululato dello scarico di questo 12 cilindri. È intervenuto il limitatore. Seconda, avete visto l'intervento della SR in decelerazione? Vai. Grande auto, ragazzi. Io sono arrivato quasi in paese. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è una sorpresa. Ce ne sono due sorprese. Vi dico che quest'auto è veramente una vettura da prendere, custodire e collezionare, perché non esistono più auto del genere in giro, ce ne sono pochissime e avranno delle quotazioni assurde fra qualche anno. Segnatevelo questo. Ci vediamo fra un attimo. Regalo 1. Vediamo lo 0 a 100. Anzi, Sinopoli originariamente era arrampicato fra queste montagne, in mezzo a questi ulivi e tra due fiumi che lo attraversavano, lo confinavano. Questo è il ponte dove c'è il primo fiume. La natura qua è contaminata. E arriviamo la piazzetta centrale della chiesetta, che ora andremo a scoprire. Scendere è molto più agevole che sulle altre, e siamo arrivati alla chiesetta di San Giorgio Martire, che è una chiesa di 500 anni fa, del 1500. Le varie restaurazioni che sono state fatte purtroppo sono state un po' il simbolo dell'arrangiamento che c'è dell'attenzione a non voler conservare la storia, l'antichità. E qui in questo paesino di storia ce n'è tanta, e credo che dovremmo tornare. Questo è il campanile, che è del 1500, almeno quello è stato conservato. Questa chiesa guarda la chiesa della Madonna delle Grazie. Qui a Sinopoli Inferiore c'è stato molto spopolamento, una pace che è veramente incredibile. E io concludo la prova con questa 550 Maranello, che è un po' il simbolo del mondo che gira, di tutto che si muove, perché nulla è fermo. Questa macchina, quando nacque, costava 300 milioni, poi nella storia è stata un po' come tutte le Ferrari, quando usciva il modello successivo snobbata. Oggi sta tornando prepotentemente
quello che merita perché i collezionisti la ambiscono, perché tutto ciò che è vintage, tutto ciò che fa storia, tutto ciò che è antico deve essere conservato. E io faccio un appello e una raccomandazione ai sinopolesi che sono rimasti qua di rimboccarsi le maniche, un po' come abbiamo fatto noi, perché noi nel nostro piccolo ce l'abbiamo fatta e chiunque ce la può fare qui, soprattutto in questi momenti difficili, si può veramente ripartire dai borghi, dai paesini, dalla natura, perché qui l'aria vale oro e ancora non ce la fanno pagare. Bene, da Sinopoli Inferiore, dalla chiesa di San Giorgio Martire, alla 550 a Maranello, vi salutiamo. Grazie, grazie a mia figlia Grazia che mi ha fatto da regista, grazie alla mia famiglia che mi sostiene in questo lavoro straordinario ed emozionante, grazie al mio amico Nino Alvaro che appena l'ho chiamato è corso a fare queste fantastiche riprese, grazie a Roberto, cliente e grande amico che mi ha affidato la cura e la preparazione di questa perla. Grazie ai miei ragazzi Carmine, Nicola e Matteo che questa perla hanno seguito e preparato. Grazie a mio padre e a mia sorella Domenica che vegliano su di noi, i nostri angeli custodi. Grazie a tutti voi che guardando i nostri video ci spingete a fare sempre meglio. Grazie a Dio per averci dato questo prezioso dono chiamato vita. Buona domenica, buona visione e buona vita a tutti voi.